Ciao amici di Prepper.it, oggi facciamo un video in cui parliamo di argomenti tattici. Allora, il primo argomento tattico di cui parleremo oggi è il concetto di Greyman. Infatti non so se notate la mia camicia fantastica, che camicia da Greyman è? Passerei inosservato praticamente ovunque. Scherzi a parte, il secondo argomento, che poi alla fine è quello vero, è quello che ci introduce al concetto di strumenti per la difesa personale. Oggi voglio parlare del dispositivi dei dissuasori al peperoncino. Io personalmente ritengo che sia uno strumento molto valido, soprattutto per chi non ha particolare allenamento, per chi non è intenzionato a entrare in uno scontro fisico diretto o comunque per avere comunque anche un sistema di backup. Di solito nel nostro ambiente, quando si cominciano a prendere in considerazione o analizzare certe situazioni e certi strumenti, si finisce inevitabilmente con l'approdare al discorso armi, e devo dire che più o meno il 98,5% delle volte, le volte che si parla di armi, lo si fa a sproposito e molto spesso senza anche una reale competenza alle spalle. Ma la cosa più grave viene fatto senza considerare quelle che sono poi effettivamente le reali ricadute delle proprie azioni e le reali conseguenze. Sì, perché purtroppo quello che succede è che molto spesso si sentono in giro discussioni o suggerimenti che andrebbero bene soltanto in condizioni tipo ambiente Mad Max, ma strumenti o comunque concetti difensivi adatti alla vita di tutti i giorni che viviamo adesso, se ne sentono decisamente pochi o comunque poco sensati. Ecco che rimane quindi spesso la necessità di trovare metodi, mezzi, strumenti e strategie che riescano un attimino a tenere il giusto equilibrio. Come sapete, lo spray peperoncino è diventato legale in Italia, a patto che abbia solo determinate caratteristiche, quindi non uno qualsiasi, e quindi può essere acquistato, può essere trasportato, può essere tenuto in casa senza che questo ci esponga a qualsiasi tipo di guaio legale. Però ve ne sono diversi tipi, ve ne sono di diverse marche, ve ne sono di diverse forme, quindi come si fa a scegliere quello giusto? Dopo un po' di ricerche e un po' di analisi in rete, io sono arrivato a scegliere questo modello qui. La casa è Pixeon, come vediamo subito dall'adesivo che c'è sulla scatola, dice che questo prodotto è compatibile con le leggi italiane. La prima cosa particolare di questo strumento è che non ha la forma del solito deodorante in miniatura che hanno la maggior parte di questi strumenti, ma è fatto a forma di pistola. Eccolo qui. Il modello si chiama Guardian Angel 2, quindi Angelo Custode numero 2, è fatto in plastica, ha la forma praticamente fatta a pistola, è possibile impugnarlo. Questo pezzo bianco qui è praticamente una sicura. È il solito discorso che viene fatto sempre nei corsi di manager di sicurezza: il dito va tenuto fuori, però questo strumento non è rivolto a chi ha già una certa padronanza con l'utilizzo delle armi o che è stato il poligono. Di conseguenza, certe cose si dà per scontato che non le si sappia, quindi si fanno delle sicure. Ha due canne, fa un po' un effetto tipo doppietta. Questo perché questo strumento dà la possibilità di sparare due volte. Cosa spara? Spara una miscela, una specie di in realtà non è liquido, quindi non esce un getto spray. Questo strumento spara un gel tipo di sostanza urticante a base di capsicum. La cosa particolare di questo rispetto a qualsiasi altro dispositivo di questo genere è che il gel può uscire a una velocità che arriva fino a 135 km all'ora. Quindi l'idea è che la pallina di gel, o comunque il grumo di gel che viene sparato possibilmente in mezzo agli occhi al rompimaroni della situazione, gli arriva in faccia a 135 km all'ora. Potete ben capire che anche se fosse soltanto acqua di Lourdes, e certe volte ci vorrebbe, gli lasciano un attimino un bel segno. Completamente urticante e anche abbastanza appiccicosa. Vantaggi di questo? Beh, innanzitutto c'è l'azione meccanica: quando gli arriva fa male. La seconda è che, essendo geloso, si appiccica un pochino, incomincia a colare. La terza è che, essendo colorato, la persona rimane marcata. Quindi immaginate la situazione: c'è stata un'aggressione, dovete dire che è stato, era quello alto, basso, no, era quello con
un'arancia spiaccicata in faccia, l'effetto più o meno tipo quello. Si possono trovare su YouTube dei video fatti dalla casa produttrice che ha girato dei video in collaborazione con la polizia spagnola, dove gli agenti provano fra di loro a vedere l'effetto. Da un lato sono video esileranti, dall'altra parte invece chiariscono in maniera impeccabile l'efficacia dello strumento. Quindi è particolarmente potente, è particolarmente efficace. Il fatto di avere due colpi, sembrano pochi due colpi, attenzione, la maggior parte degli spray di peperoncino che ci sono in commercio ne hanno dentro uno. All'interno della confezione vi arriverà, beh, innanzitutto il manuale di istruzioni, ma poi ci sono una serie di descrizioni di garanzie che vi tutelano dal punto di vista legale. Quindi, se ci state facendo un pensierino, www.midifendo.it. Mi raccomando, un'ultima raccomandazione, qualsiasi strumento stiate utilizzando in particolare per la vostra sicurezza, in particolare per la difesa personale, non sostituisce il cervello. Bene, allora quindi per questo video è tutto, vi saluto, vi la... Come dite? Non vi sembra una camicia da Greyman, non vi sembra una camicia tattica? Ho sbagliato, stateci bene. Vestito così, chi penserebbe che possa essere un prepper? Al massimo un detective alla Hawaii.